Il 12 aprile del 2011 a Lampedusa c'erano questi tunisini, era il momento più massimo di emergenza tunisina. Noi eravamo stati a Lampedusa nel mese di febbraio e marzo, e quindi avevamo seguito sia il passaggio dalla Tunisia alla Lampedusa, e poi da questi ragazzi Lampedusa su base regionale erano stati alcuni messi in questo centro, anzi o meglio in questo posto, questo luogo. Erano arrivati prima erano stati messi una settimana sulla nave Excelsior e poi una settimana in crociera al largo del Mediterraneo. Quindi il 12 aprile stavano già da 2-3 giorni a Lampedusa, messi sulla una settimana sulla nave Excelsior al largo del Mediterraneo, dopodiché arrivano il 18 aprile a Napoli, sbarcano a Santa Maria Camera e vengono messi in questo luogo che non era nulla, cioè non era stato ancora definito come CIE, perché tale verrà poi istituito nel 21 aprile successivo, quindi dopo 3 giorni dall'arrivo. Quindi significa che una settimana sono stati sulla nave, poi sono stati dal 18 al 21 in un posto che non era niente, il 21 viene costituito come CIE, il 23 facciamo l'udienza di convalida. La prima convalida che facciamo, diciamo, è simpatica perché poniamo la questione dei giorni, eccetera, e alle mie eccezioni al giudice di pace il questore presente dice: no, ma guardate che è vero che questi sono stati una settimana sulla nave e poi una settimana al centro, ma poi sono stati una settimana al centro, cioè nel centro di identificazione che era stato definito già tale, costituito come centro, ma in realtà erano i ragazzi che non hanno chiesto di uscire. Non hanno chiesto di uscire perché erano dentro a questo centro, hanno tentato di scavalcare il muro che era alto 5 metri, anche questo qua, con i vetri sopra le cose, e che diciamo tutto recintato con la polizia all'esterno, hanno tentato di scavalcare pure e la polizia ha tranciato le scale facendoli cadere, molti erano veramente, cioè, con due gambe rotte, braccia, insomma veramente una situazione disperata. Però poi la questura a verbale scriveva: è vero tutto quello che è stato detto, ma ufficialmente nessuno dei cittadini tunisini ha chiesto formalmente di uscire dal centro. Noi facciamo chiaramente denunce perché la situazione poi si era fatta molto calda, le associazioni che fuori battevano, era venuta poi la commissione dei diritti umani di Marcenaro del Senato, abbiamo fatto un po' di casino, tanto per cui insomma poi siamo andati a parlare alla procura di Santa Maria Capua Vetere, io sono andato a parlare con il procuratore generale, abbiamo posto la questione denunce fatte veramente con tutte gli elementi del caso, abbiamo fatto tutte queste, e quindi è partita questa denuncia, sono partite le indagini, poi è successo un grosso incendio del campo, alcune persone hanno tentato proprio di morire all'interno del campo, vittime di questo incendio, fumi eccetera. A un certo punto la procura decide di sequestrare non solo la parte relativa al campo dove stavano, diciamo, i tunisini, che poi vabbè insomma era veramente era una distesa di cemento e basta, ma anche la struttura dove poi noi avevamo fatto le convalide del giudice di pace eccetera. Dal punto di vista della procedura penale, cioè delle indagini penali, ancora sotto indagine, rischiamo comunque l'insabbiamento, questo è il rischio per cui stiamo cercando di fare pressioni proprio per evitare questa cosa. Dal punto di vista dei ragazzi, sono stati poi prelevati da questo centro, sono stati portati in altri centri distribuiti in vari centri. Abbiamo seguito i ragazzi perché a parere no, insomma, intanto avevamo fatto la richiesta, avevamo fatto i ricorsi avverso i dinieghi del riconoscimento di protezione internazionale e avevamo avuto la sospensiva da parte del giudice, per cui quando loro poi erano stati trasferiti poi abbiamo inviato le sospensive e i giudici hanno dovuto, i centri hanno dovuto liberare i ragazzi perché comunque avevano avuto questa sospensiva, e quindi tutti, a parte un paio che non riconoscevano la sospensiva, un paio di centri, forse proprio Bari, non riconoscevano questa sospensione, per cui hanno trattenuto questi ragazzi un'altra settimana. Sì, questo così, diciamo, perché dicevano: no, noi quando abbiamo normalmente, Bari diceva, ma normalmente quando noi abbiamo la sospensione da parte del giudice noi non li liberiamo. Non si capisce il motivo per cui, comunque, fatta anche lì denuncia, alla fine sono usciti tutti i ragazzi, chiaramente tutti hanno avuto la protezione umanitaria da parte del giudice e quindi siamo molto contenti di questa cosa. Chiaramente questo perché? Perché siamo riusciti appunto a lavorare in gruppo, questa è un po' la situazione, anche l'idea, questa era l'idea che volevo portare qui, era quando lavoriamo in gruppo, vi ripeto, quando lavoriamo in gruppo i risultati riusciamo ad ottenerli sia giuridico, cioè sia politicamente, e questo è pensato, ma anche poi da un punto di vista proprio giuridico.